Buongiornissimi ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questa sera comincerà di venerdì le partite di campionato, un nuovo turno di campionato. Di conseguenza andiamo al solito a parlare dei consigli per le schedine e per i consigli per i fantacalcio. Aspetteremo qualche ora in più perché oggi pomeriggio appunto usciranno. E quindi ragazzi andiamo a parlare. Mi scuso se in questi giorni non sto facendo tanti video, ma sono giorni veramente movimentati, un po' agitati, un po' di tante cose da fare, quindi non riesco effettivamente anche le partite, non ho fatto post partita da Champions perché non sono riuscito a vederle, quindi mi scuso assolutamente, però intanto andiamo appunto a parlare dei consigli per le schedine o i pronostici, come volete chiamarli. Quindi partiamo da Hellas contro Sassuolo, la partita che aprirà il nuovo turno di campionato con il 2 secco che vi vado a consigliare, che è 2,85. Sassuolo che è messo un po' male, deve riuscire a fare punti. E la qualità ce l'ha, il gioco ce l'ha, semplicemente non riesce a concretizzarlo. E quindi di conseguenza credo che contro l'Hellas possa farcela, nonostante l'Hellas comunque abbia dimostrato delle buone capacità a livello difensivo, credo che comunque il Sassuolo riesca a ottenere i 3 punti. E quindi vi consiglio il 2, quotata 2,85. Lecce contro la Juventus, vi consiglio il 2 più gol. Credo che Lecce comunque farà gol, ma la Juventus riuscirà a vincere, magari un 2-1, un 3-1 in favore della Juventus ci può stare, è quotata a 2,75, quindi è molto buona e ve la vado a consigliare. Inter contro Parma, vi consiglio semplicemente il gol. Credo che in realtà l'Inter vincerà, però l'1 era quotato veramente a poco. Il gol, secondo me, può arrivare da parte di entrambe le squadre, è quotata a 2,05, quindi ve la vado a consigliare. Genoa contro Brescia, vi consiglio l'1. Il Genoa che secondo me farà i 3 punti e quindi di conseguenza vi vado a consigliare appunto la vittoria del Genoa con il nuovo allenatore Thiago Motta, che potrebbe dare un po' di scossa alla squadra, ed è quotato a 1,90. Bologna contro Sampdoria, vi consiglio l'under 3,5. Abbiamo visto Ranieri che è comunque un allenatore molto difensivo, un allenatore non molto difensivo, però comunque che abbiamo visto anche con la Roma, che è riuscito comunque a non far soffrire tantissimo la sua squadra. Non ci saranno secondo me tantissimi gol, visto che anche il Bologna non è una squadra che segna tantissimo, e quindi di conseguenza l'under 3,5 ci può stare, quotato a 1,42 però. Atalanta contro l'Udinese, vi consiglio l'1 secco, 1,45. L'Atalanta secondo me vincerà, si rifarà un po' dalla brutta sconfitta di Champions contro il Manchester City. L'Udinese non ha secondo me tantissimo da raccontare in questa partita e l'Atalanta può portare a casa i 3 punti anche con ampio margine. Spal contro Napoli, anche qui vi consiglio il 2, quotato a 1,45 anche questo. Napoli credo che vincerà senza alcun problema in realtà contro la Spal, per quanto si giochi appunto a Ferrara. Però in generale credo che anche qui ci sia poco da raccontare riguardo questa partita. Torino contro Cagliari, vi consiglio l'1, un po' sorprendente. Il Cagliari secondo me interromperà la striscia positiva che sta comunque mantenendo da un po' di partite, con un Torino che deve rifarsi assolutamente. Mazzarri è un po' a rischio, si è parlato in settimana di un possibile esonero di Mazzarri, che mi sembra abbastanza assurdo visto comunque il rendimento che ha tenuto l'anno scorso il Torino, però effettivamente la classifica non è dalla sua, quindi ci può tranquillamente stare di pensare a queste cose qua. Ma credo che otterrà i 3 punti in casa contro il Cagliari, quindi ve lo vado a consigliare a 1,80, che è anche una buona quota. Roma contro Milan, vi consiglio sorprendentemente probabilmente l'X2, quotata 1,62. La Roma è in grave emergenza, ha dovuto anche prendere Jack Rodwell, che è un giocatore svincolato che non conosco, essere sincero, quindi non ne sto a parlare più di tanto, non lo conosco, però ha delle grandi difficoltà, infatti sembra che anche Pastore debba giocare fuori il ruolo mediano, quindi insomma un po' di difficoltà ce l'ha a causa di numerosi infortuni. Il Milan potrebbe approfittarne, Milan che comunque non ha convinto nemmeno con il Lecce, non particolarmente almeno, ha bisogno di punti e secondo me può farcela, comunque ottenere un pareggio, una vittoria a Roma sarebbe veramente tanta roba, e quindi ve lo vado a consigliare. Terminiamo con Fiorentina contro Lazio, per la quale vi consiglio il 2. Fiorentina che secondo me avrà un piccolo calo in questo periodo dovuto a una preparazione molto leggera che ha fatto e gli ha permesso di essere fisicamente molto molto pronta per l'inizio del campionato, però ha cominciato ad avere un piccolo calo, si è visto un po' col Brescia, nonostante comunque col Brescia abbia fatto la sua partita, però in generale una Lazio che dovrà rifarsi da una sconfitta ottenuta da un pareggio un po' ottenuto così a caso con l'Atalanta e da una sconfitta ottenuta in Europa League contro il Celtic, sinceramente credo che debba riuscire a fare i 3 punti, è proprio quasi obbligata, e quindi ve lo consiglio quotata 2,85, quindi molto molto alta. Detto questo ragazzi, come detto più tardi uscirà il video sui consigli per il fantacalcio, quindi io vi invito a mettere mi piace se volete altri video di questo tipo, vi invito a scrivermi nei commenti un po' le vostre quote, quelle che vorreste giocare, se vi piacciono quelle che vi propongo, e vi invito infine a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, attualità calcistica, fantacalcio, qualsiasi cosa accade nel mondo del calcio. Detto questo vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.